Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Io sono sempre Federica e oggi voglio parlarvi delle letture di questa prima metà del 2024. Quindi questo sarà un video bilancio delle mie letture dei primi 6 mesi del 2024. Goodreads mi dice che in questi primi 6 mesi del 2024 ho letto 19 libri. Ora non è nei miei standard perché di solito io leggo molto di più, ma negli ultimi 2 anni ho notato un calo impressionante nella quantità dei libri letti in un anno. Però penso che sia un qualcosa di fisiologico. Quando ero più ragazzina, ovviamente leggevo molto di più nei periodi estivi. Ora è diventato un po' più complicato leggere così tanto. Forse adesso che il mio mestiere è cambiato, quindi lavoro a scuola, sarà più facile per me riprendere i ritmi di lettura estivi come quelli che avevo quando ero più piccola. Quando lavoravo in ufficio o al negozio era impossibile comunque leggere di più in estate, quindi 19 libri nei primi 6 mesi dell'anno, diciamo che vanno bene. Ovviamente sarebbe impossibile per me in un video di media lunghezza parlarvi di tutti e 19 libri e audiolibri che ho letto e ascoltato fino ad ora, quindi avevo in mente di parlarvi dei libri che più mi hanno colpita, quindi quelli che secondo me rientreranno nella top 10 a fine anno. Voglio parlarvi di un paio di libri che mi hanno sorpresa, non mi aspettavo che mi piacessero così tanto, e voglio parlarvi di quelli che mi hanno delusa. Due libri che entreranno a far parte della top 10 del 2024, ma anche della mia top 10 in assoluto, sono Oltre il confine di Cormac McCarthy. Ormai avete capito che Cormac McCarthy è uno dei miei scrittori preferiti. Questo è il secondo capitolo della trilogia della Frontiera. Il primo capitolo, Cavalli selvaggi, era stato uno dei libri più belli, non del 2023, ma del 2022. Il libro più bello del 2022, quindi secondo me il libro più bello del 2024 molto probabilmente sarà questo. Altro libro che entrerà a far parte della mia top 10 2024, top 10 della vita, è Il piccolo amico di Donna Tartt. Ho letto di Donna Tartt anche Dio di illusioni, che fu uno dei libri più belli del 2021, mi pare, una cosa del genere. Vabbè, Donna Tartt ormai è il mio impero romano e spero che quest'estate io abbia il tempo di leggere Il Cardellino, perché così avrei completato tutti i libri di Donna Tartt aspettando il suo ritorno, come tipo aspettando Gesù che ritorna sulla terra. Anche io aspetto il nuovo libro di Donna Tartt. Se mi seguite su Instagram sapete quanto io abbia amato questi due libri, perché ne ho parlato abbondantemente su Instagram, e se andate un po' indietro nei post sapete che ho definito una delle pagine di Oltre il confine una delle più belle pagine di letteratura che io abbia mai letto. Sarebbe questa parte qua, che è la pagina finale della prima parte di Oltre il confine. Ora, se voi non avete mai letto qualcosa di Cormac McCarthy, io vi consiglio di iniziare con Cavalli selvaggi, che non trovo, e con Oltre il confine. Eccolo qui, Cavalli selvaggi, l'ho trovato. Quindi vi dicevo, se volete cominciare a leggere qualcosa di McCarthy o a leggere qualcosa di western, perché questi due libri fanno parte della letteratura western di McCarthy, potete iniziare dalla trilogia della Frontiera. L'anno prossimo penso che leggerò l'ultimo capitolo e quindi concluderò il cerchio, concluderò la trilogia. Mi viene già un po' da piangere perché non vorrei abbandonarla. E poi, dopo che avete letto la trilogia, passate a Meridiano di Sangue, che secondo me è strepitoso, strabiliante, però posso capire che chi non ha mai letto McCarthy o chi non ha mai letto Western può trovarlo un po' too much. Però voi cominciate dalla trilogia della Frontiera. Per quanto riguarda Oltre il confine, io vi posso dire che è uno dei libri più belli che abbia mai letto, cioè proprio così banalmente vi butto questa bomba così. Soprattutto la prima parte di Oltre il confine è qualcosa di bellissimo, è uno dei pezzi più belli della letteratura americana, della letteratura mondiale. Il protagonista della prima parte, che poi sarà anche il protagonista dell'intero libro, è Billy, il figlio di un allevatore del New Mexico. Il papà di Billy ha questa fattoria e si preoccupa del fatto che ci sia una lupa che è stata avvistata appunto girare attorno alla sua proprietà. Ovviamente un allevatore ha paura dei lupi per il proprio bestiame. Allora che fanno Billy, il papà e il fratellino?
e seminano il terreno di trappole. Ad un certo punto riescono a catturare la lupa. In realtà è Billy, il protagonista, che cattura la lupa, e invece di fare in modo che questa lupa venga uccisa, la riporta oltre il confine del New Mexico, oltre le montagne, per poi liberarla. Ovviamente non sto qui a dirvi quanto finisce male questa storia del riportare la lupa oltre il confine del Messico per Billy, e quanto finisca male per un lettore e una lettrice che arriva a questa pagina qua, perché io ho pianto l'acqua del battesimo e non sto scherzando, ho pianto veramente tutte le mie lacrime, come potete vedere pure dalle orecchiette che ho fatto. Questo è stato un libro che mi ha segnato moltissimo. McCarthy è quello scrittore che so già che una volta che apro la prima pagina di un libro di McCarthy già so che sarà un qualcosa che mi colpirà tanto, sarà un libro che mi resterà impresso. Però quando poi McCarthy unisce tutte le sue abilità di scrittore duro, crudo, ma anche lirico, alle ambientazioni western, io so già che impazzirò totalmente. Dovete leggere questo libro, perché non si parla soltanto di western, ma si parla anche di quanto è duro per un ragazzo crescere in un mondo più duro di lui, più duro di qualsiasi cosa, un mondo che ti vuole cambiato e che con le esperienze che ti fa vivere ti segna profondamente. Leggetelo, perché è qualcosa di così profondo, è un libro così intenso, così memorabile, che mi dispiace che molti lettori non l'abbiano mai approcciato, non si siano mai avvicinati a Cormac McCarthy, perché magari lui è conosciuto solamente per La strada o per Meridiano di sangue, e invece gli altri libri non vengono conosciuti dai più. E invece dovete farlo, dovete leggere per forza Oltre il confine. Stesso discorso fatto per McCarthy, lo faccio anche per Donna Tartt. A me piacciono questi due, secondo me, perché a un certo punto, oltre a essere bravissimi scrittori, utilizzano uno stile molto riconoscibile, ovviamente sono molto diversi, sia per vissuto proprio di scrittori e scrittrici, per il loro background, proprio per i temi trattati, però mi piacciono perché a un certo punto utilizzano una violenza insensata, una violenza che neanche chi li conosce come scrittori si aspetta, ed è quello che succede nel Il piccolo amico di Donna Tartt, succede anche in Dio di illusioni, penso che poi possa succedere anche nel Cardellino. Purtroppo Il piccolo amico è quello dei libri più bistrattati di Donna Tartt, è quello meno conosciuto, è quello che viene considerato come noioso, perché secondo me chi legge la trama pensa che Il piccolo amico sia un thriller. Si parla nelle primissime pagine della morte di un bambino. Questo bambino viene trovato ucciso e tutta la sua famiglia ovviamente ne è distrutta. 12 anni dopo l'omicidio di questo bambino che si chiama Robin, la sorellina più piccola, che all'epoca dei fatti era una neonata, vuole indagare appunto sull'omicidio del fratello che lei non è riuscita a conoscere. E nel piccolo amico succede un po' come in Dio di illusioni, ovvero c'è questo omicidio, in Dio di illusioni ce n'è più di uno, intorno al quale si muovono dei personaggi e si muove tutta la trama. Però molte persone pensano che i libri di Donna Tartt siano dei thriller, quindi è per questo che spesso la lentezza della narrazione di Donna Tartt viene vista come un punto negativo, non un punto di forza. Molte persone, quando io ho detto ah, mi è piaciuto tantissimo Il piccolo amico, mi hanno risposto no, a me non è piaciuto perché è una palla, perché è molto noioso, io mi aspettavo un'indagine di polizia o un thriller. Oppure molte persone mi dicono che Dio di illusioni è un thriller, ed è per questo che secondo me spesso chi scrive le trame dei libri appunto dietro le copertine porta sulla cattiva strada i lettori, perché si comincia Il piccolo amico pensando che sia un thriller, mentre invece è un campionario di umanità
che di fronte al dolore reagisce in maniera diversa. Infatti, Donna Tartt entra praticamente nella testa di tutti i membri della famiglia, la giovane protagonista, che hanno vissuto un lutto. Tutti quanti reagiscono in maniera diversa. La madre trova una scappatoia, diciamo, dal dolore accumulando oggetti. Il padre scappa dalla famiglia. La prima sorella, quella più grande, visto per ultima il ragazzino trovato morto, diventa quasi narcolettica. La sorellina più piccola diventa tipo una giovane investigatrice. Quindi ogni membro della famiglia reagisce diversamente al dolore, e Donna Tartt non è che vuole scoprire in realtà chi sia stato l'assassino del piccolo bambino, ma più che altro vuole scoprire come reagisce una famiglia a un dolore del genere, a un dolore inimmaginabile. Più che una caccia al mostro, Donna Tartt ci pone davanti all'immensità della fragilità umana, al dolore umano e soprattutto a quello che è il vero e il falso. Quindi i romanzi di Donna Tartt sono sempre molto sottili, e in Dio di illusioni e nel piccolo amico utilizza l'escamotage dell'assassinio per poi parlare d'altro. E non so il cardellino come sarà, vi ho detto, se tutto va bene lo leggerò quest'estate, ma mi dispiace che un libro così bello, sì, lento, perché comunque lei parla di questa famiglia, della tridimensionalità di questa famiglia, del loro passato, delle loro menti, della loro psicologia, quindi ci vuole un po' per costruire quello che poi sarà la fine di questo romanzo, che sarà anche piuttosto violento. E quindi mi dispiace che sì, la lentezza di questo romanzo sia stata vista in maniera negativa, quando per me è congeniale per poi andare a mettere a posto tutti i tasselli che crea Donna Tartt in 700 pagine, che poi secondo me si chiudono perfettamente in un puzzle di umanità che ha bisogno del suo tempo per essere descritto. Libro invece che mi ha molto sorpresa quest'anno è Contrappasso di Andrea De Lovu. L'avevo già visto in libreria, conoscevo un po' la trama, ma non avevo mai avuto il vero spunto di prenderlo. Con la setta dei lettori, invece, è stato sorteggiato proprio questo romanzo qui e lo abbiamo letto, e devo dire che per me è stata una piacevole sorpresa. La trama è anche abbastanza originale. Senza un perché, dall'oggi al domani, nell'universo narrativo di Contrappasso, le persone cominciano a morire nello stesso modo in cui uccidono altri esseri viventi. Cioè, nel senso, uccidi una mucca per macellarla e mangiarla, muori nello stesso modo. Peschi un pesce per poterlo mangiare, muori nello stesso modo. Ma anche per sbaglio, pesti una formica, muori nello stesso modo. Una mosca ti dà fastidio, arrotoli un giornale e la schiacci, muori nello stesso modo. Quindi anche dei modi piuttosto atroci, ed è questo che è Contrappasso. Gli esseri umani muoiono nello stesso modo in cui uccidono altri esseri viventi. Ed è bello vedere come, dopo ovviamente un primo attimo di smarrimento dell'umanità, perché questo fenomeno capita all'improvviso su scala globale, e ovviamente gli stati, le nazioni devono far fronte a questa emergenza, quello che rimane degli stati e delle nazioni, perché cominciano ovviamente una serie di morti su scala globale. Quindi è bello vedere come l'umanità si modera per far in modo di sopravvivere. Ovviamente, in un momento del genere di caos per l'intera umanità, è anche bello vedere in retroscena quello che sono le storture e le brutture della società, e di come gli uomini, in un momento di panico, riescono a spostare sempre più su l'asticella tra il bene e il male. Quindi a considerare bene ciò che forse in momenti di pace e armonia consideravano male. Ed è per questo che mi è piaciuto tantissimo questo libro, che mi ha molto colpita e che io vi consiglio, perché comunque è molto originale, è scritto in maniera molto scorrevole. Certo, alcune volte pecca un po' di ingenuità quando vorresti prendere i personaggi principali e fargli testa e muro, però a volte sono anche funzionali alla trama certe cose. Niente, ve lo consiglio tanto, perché poi a me mi ha molto colpita, non pensavo che mi potesse piacere più di tanto. Sono stata veramente catturata
da questo romanzo che si legge velocissimamente. Passiamo adesso alle note dolenti di questi primi 6 mesi del 2024, un libro che mi ha molto delusa e un libro che io stavo aspettando da tanto tempo e sottolineo, mi ha delusa perché io mi aspettavo molto di più da questo libro, non che non mi sia piaciuto, ma è stato solamente un libro di intrattenimento, mentre io invece aspettavo questo libro perché pensavo che potesse diventare uno dei libri più belli del 2024. Invece è solo stato un libro di intrattenimento, che non è male assolutamente, ma io mi aspettavo molto, ma molto di più da questo libro, ovvero Il cammino del morto di Larry McMurtry. Cioè, voi sapete benissimo quanto io ami Larry McMurtry perché io ho amato tantissimo questo suo libro, ovvero Lonesome Dove, e sapete benissimo quanto io abbia spinto questo libro in tutti i luoghi e in tutti i laghi. Ne parlo sempre a tutti di questo libro, lo consiglio come primo approccio al western perché questo è un classico moderno della letteratura western. Consiglio McMurtry anche per un altro suo libro, Le strade di Laredo, che sarebbe il sequel di Lonesome Dove, invece Il cammino del morto è un prequel. Questo libro per me è una pietra miliare non solo nella letteratura western ma proprio nella letteratura americana e nella mia top 10 della vita, come vi dicevo prima, no? Io ho delle top 10 della vita e questo fa parte della mia top 10 letteratura americana. Quindi non mi aspettavo che il prequel di Lonesome Dove fosse Il cammino del morto e fosse solamente un libro di intrattenimento. Ripeto, non c'è nulla di male a leggere un libro di solo intrattenimento o a scrivere un libro che è solo di intrattenimento. Quante volte pure io ho bisogno di libri che sono solo trama e che mi intrattengano, perché non voglio leggere il libro che mi cambia la vita in quel momento, perché non tutti i libri devono passarci dei messaggi profondi, ma non mi aspettavo questo dallo scrittore di questo. Adesso non so in che epoche siano stati scritti, se McMurtry ha scritto prima Lonesome Dove o prima Il cammino del morto, questo non ve lo so dire, ma mi aspettavo molta più verve, molta più profondità, soprattutto molta più crescita intellettuale, profonda dei suoi protagonisti, ma soprattutto in alcune parti io purtroppo mi sono un po' annoiata. Soprattutto nella parte finale, lo ammetto, un po' mi sono annoiata. Cioè, fino a che non si arrivava alle ultime 50 pagine, la cosa per me era molto di intrattenimento. La lettura procedeva anche abbastanza spedita, però nelle ultime pagine ho pensato che anche McMurtry si stesse annoiando a scrivere questo libro e soprattutto non sapeva come concluderlo. Infatti ha buttato per me una conclusione molto molto sciatta. Mentre invece le parti finali di Lonesome Dove, che cosa sono? Che cos'è questo libro? Ogni sua pagina è perfetta. E anche per quanto riguarda il paesaggio, in Lonesome Dove McMurtry dà un'importanza strategica al paesaggio, anche perché il lettore è immerso all'interno di questa spedizione. Invece per quanto riguarda Il cammino del morto, io non ho avvertito la potenza di quello che è il deserto, il paesaggio arido, complicato che questi personaggi vanno a attraversare. Invece in Lonesome Dove io ero là e quindi per me è un grande no. No perché non mi abbia intrattenuto, ma perché mi aspettavo molto di più. Mi aspettavo che questo fosse un libro davvero intenso come è Lonesome Dove. Io vi dico che per me Lonesome Dove regge il confronto con Meridiano di Sangue e per me questo è dire tantissimo. Questa per me è una bomba che vi sto sganciando, però non ho trovato niente di Lonesome Dove in Il cammino del morto e per me questa è stata una grandissima grandissima delusione. Libri per me più brutti nella prima metà del 2024 sono due e sono entrambi di Murakami. Abbiamo capito che questo scrittore non fa proprio al caso mio. Il primo è La ragazza dello Sputnik e il secondo è L'incolore Tazaki Tsukuru e i suoi anni di pellegrinaggio. Ora, lo so che Murakami è uno scrittore amato da tantissime persone, lo so che io diventerò nemica di tanti lettori e tante lettrici, ma io odio
i personaggi di Murakami. Io non li riesco a sopportare. Per me veramente sono incolore, sono inconsistenti. E molte volte leggere dei drammi dei personaggi di Murakami mi annoia, li trovo veramente un qualcosa di così inutile e inconsistente che io non riesco a capire perché questo scrittore è amato così tanto. Ora lo so che molti mi diranno: vabbè, ma anche McCarthy, ma anche Donna Tartt, ma anche Faulkner. Lo so benissimo che molto dell'amore che noi riponiamo negli scrittori è qualcosa che viene da noi, no? Dal nostro sentire, ma soprattutto questo romanzo qua, L'incolore Tazaki Tsukuro, io l'ho trovato una palla senza fine. Problemi inutili di persone inutili, veramente, diciamoci la verità, problemi inutili creati da persone inutili per un motivo inutile. Quindi per me è stato veramente un grande no. La ragazza dello Sputnik, non ve lo dico neanche, ho odiato la protagonista principale dal primo secondo. Quindi come fai a continuare a apprezzare un romanzo se odi la protagonista principale dal minuto zero? Lo so che io sono molto più amante della letteratura russa, della letteratura americana, che sono completamente diverse dalla letteratura giapponese. Non mi venite a dire: ma la letteratura giapponese è così, il detto non detto. Ok, ho letto altro di letteratura giapponese che mi è piaciuto davvero tanto. È proprio Murakami che a me non piace, mi dispiace, accettatemi per quella che sono. Bene, questo brevissimo aggiornamento delle letture più belle e più brutte che più mi hanno deluso della prima metà del 2024 è finito. Fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate, se avete letto gli stessi libri che ho letto io, quali sono state le vostre letture più belle, ma soprattutto fatemi sapere le letture più brutte. Io adesso vi mando un grande bacio, al prossimo video, ciao ciao!